Casano Blues è nato nel 2013 e pian pianino siamo cresciuti passo per passo. Siamo arrivati adesso alla 10ª edizione con degli artisti a livello mondiale. Questo progetto siamo sostenuti da Lugano Region, l'ente turistico del Luganese, e appunto dalla Pro Caslano e dal comune di Caslano. La Pro Caslano, attivissima da sempre sull'arco di tutto l'anno, cercava un festival musicale da proporre fondamentalmente in Piazza Lago, e da lì è nata l'idea di portare il blues a Caslano. Actually, I think that I found a genre of music which is guitar and maybe blues, soul and funk, where it's really timeless. You can do that when you're 90 years old if you choose to. You can do it when you're 70 years old. There's no rule. I just think as long as you love what you do and I love what I do, so. Il concetto dei concerti, delle band, anche se piove le band suonano. La nostra fortuna è che partiamo già con il cachet coperto, cioè non facciamo pagare entrate, quindi non siamo preoccupati. Se c'è pioggia, noi siamo coperti in ogni caso. Gli unici che lavorano un po' meno sono quelli delle buvette, chiaramente, perché se piove c'è meno gente. Per fortuna in 10 edizioni ne abbiamo avute, questa è stata la seconda, direi, rovinata in parte dal maltempo, perché qualche anno fa avevamo avuto 5 giorni di pioggia, allora lì veramente era stata dura. Dieci anni fa conoscevo un quinto di tutti quelli che conosco adesso, no? Perché poi all'inizio, non essendo famoso Caslano, nessuno ti scriveva per venire a suonare a Caslano. Io mi metto nei panni dei musicisti, quando io scrivo certi pezzi che non mi rispondono. Adesso loro mi scrivono a me e io non riesco a rispondere a tutti, quindi dopo dici, ah, ma allora è vero che anche loro non potevano rispondere a me, perché magari ti arrivano, che ne so, 100 richieste, no? Per suonare al festival di Caslano e non riesci a evaderle tutte. L'idea di base rimane quella di dare anche ai nostri musicisti di casa la possibilità di avere un palco, ma poi chiaramente ci siamo allargati al mercato internazionale e di riflesso, soprattutto quest'anno che si festeggiava la 10ª edizione, abbiamo potuto alzare un po' l'asticella, avere un paio di gruppi di livello internazionale. Buonasera. We're Leland, the Slide Brothers from Finland, and we are very happy to be here to play for you at Caslano Blues today. Traveling gives experience and inspiration also. When you come home, then you can gather all your inspiration and maybe find something that you can use in your music also. Because everything you experience, you can put it into your music also. So it's nice to meet new people and go to new places. Once you get bitten by blues music, I think it never leaves you. Because it will always be a part of you. All'interno di un piccolo gruppo organizzatore come il nostro,
I ruoli sono molto ben distinti, e quello che è la scelta dei musicisti, il direttore artistico è Max Dega, è lui che fa le scelte. Adesso una cosa che vale la pena di ricordare è che oltre a Casdano Blues, Max gestisce un locale a Molino Nuovo, e quello è, diciamo, il primo passo che poi, grazie al quale poi lo stesso Max riesce ad avere una visione più ampia di quella che è l'offerta di band a livello cantonale, fermo restando che a Casdano vogliamo che sia il blues al centro. Contrasti non ce ne sono, ci sono scambi di vedute, ma alla fine la parte burocratica me ne occupo io, la parte amministrativa un po' di più Reto Vital, che è il nostro uomo di Lugano Region, il nostro referente all'interno di Lugano Region, è anche lui molto importante. Lavoro con delle agenzie non troppo grandi che mi propongono dei musicisti, io li ascolto, se mi interessano li prendo. È da 10 anni che va così. Ogni anno gruppi nuovi, perché qua Casdano Blues mai ha fatto un gruppo 2 volte. Se adesso Max Dega, il musical director di Casdano Blues, vuole dei gruppi, mi dice mi interessano questi gruppi, contattali. Io già lavoro da 10 anni, tutte le 10 edizioni con Casdano Blues. Un gruppo senza un agente, senza un booking agency, non riuscirà quasi mai a salire di valore o a farsi conoscere. Perché è l'agenzia che conosce i festival, è l'agenzia che ha i contatti. It's always difficult to promote your music when you're starting out as a new artist, but you have to play gigs and promote yourself, and then eventually you get to play the good gigs and festivals, and then you can go further from that. I've been in this area a lot, but I never played this festival, so it was a very nice experience to do. Okay. Fantastic festival. I am a musician and I can find the same language with everybody, whoever, wherever I am. And that's the magic of music, really. So I am a citizen of the world in a musical way and in a personal way, and I like that. Ma il bilancio è positivo, cioè a livello di band tutto ha funzionato, band interessanti. All'area di pubblico chiaramente possiamo essere contenti malgrado il freddo e l'acqua, però il bilancio è sempre positivo in ogni caso. Questa 10ª edizione è una conferma di tutto quello che si è costruito negli anni, per il futuro si vedrà, perché il mercato non è facile, trovare oggi degli sponsor, dei sostegni finanziari è sempre più difficile, tanto più che Casdano Blues è un festival gratuito, completamente gratuito.